Finalmente c'è un rivale di Call of Duty. E già, dopo tanti anni di predominio, di successo, incontrastato delle vendite, il blockbuster dei blockbuster, dei titoli FPS, finalmente qualcuno si è deciso a sfidarlo. Qualcuno sta cercando di graffiare quel trono con tutti i suoi artigli. E sicuramente sì, ti stai aspettando qualche sviluppatore importante come Respawn, come DICE, magari come Embark Studios, con il loro The Finals di cui ho parlato tempo fa. Invece no, è Ubisoft. Ma ce ne rendiamo conto? Ubisoft. Eh già, è follia che da Ubisoft arrivi il Cod Killer di riferimento. Però è proprio così. X-Defiant potrebbe veramente eliminare Call of Duty dalla piazza. Ma andiamo per ordine, perché naturalmente, sì, è facile farsi prendere dall'hype, dalla gioia, che non nascondo mi ha effettivamente traghettato in questa ultima e recentissima Open Session, che non ha fatto altro che alimentare sempre di più le mie conferme già avute inizialmente con la Closed Beta, di cui ho fatto un video tra in alto a destra, mi raccomando, vado a vedere dopo. E dopo quindi tutta questa grande esperienza, oggi posso veramente affermare con molta sicurezza che anche se puta caso X-Defiant non dovesse essere il gioco di successo nei social, sarà comunque un titolo che ha vinto già. Ha vinto già qualcosa. Ha vinto la follia? Ha vinto il coraggio? Ha vinto probabilmente la voglia di riscatto di un Mark Rubin, sviluppatore e soprattutto executive producer di titoli come Modern Warfare 1, 2, 3 e Ghost? E si vede, perché effettivamente basta vedere una schermata di gioco di X-Defiant e ti rendi conto, dici, ma che? Call of Duty. C'è da dire quindi che il progetto convince, il gameplay è solido, il time to kill è giusto perché non è né troppo grande né troppo basso. Time to kill è perfetto, non è né troppo lungo né troppo corto, le armi hanno un feeling giusto, non c'è troppo rinculo ma non sono neanche troppo stabilizzate, gli accessori vanno effettivamente a cambiare un po' le prestazioni delle armi e in generale l'interfaccia è semplice, minimale e non confusione. Puoi mettere un certo numero di accessori alle armi, perfetto, ma non ci sono 800.000 accessori come invece su Call of Duty, soprattutto negli ultimi capitoli. Sono poche armi per categoria, ognuna di queste è comunque utile, non c'è l'arma troppo rotta, l'arma troppo scrausa. Ogni arma è adatta in funzione della modalità di gioco e della tipologia di mappa. Perché una cosa importante di questo X-Defiant che voglio sottolineare più di ogni altra cosa sono le mappe. Eh già, perché le mappe in X-Defiant sono memorabili. Questa è veramente una domanda se hai giocato almeno ad un capitolo di Call of Duty in passato. Ti ricordi una vecchia mappa storica di COD? Nuketown, Firing Range, Dome, Scrapyard, Rust. Insomma, alcune mappe nell'immaginario collettivo di un giocatore di Call of Duty rimangono in mente. Ma ci sono tante mappe uscite di recente, soprattutto negli ultimi Call of Duty, di cui io non ho assolutamente memoria. E ti dirò di più, comunque quando ci giocavo non riuscivo a ricordarmele. E non perché abbia problemi di memoria, ma perché quelle mappe erano molto annacquate, non avevano carattere, non avevano grinta. Invece le 14, ripeto, 14 mappe presenti al lancio su X-Defiant sono tutte colorate, sono tutte ispirate, prese naturalmente in maniera furba dai vari franchise di Ubisoft, da Far Cry 6, da Ghost Recon, da Splinter Cell, da Watch Dogs, da The Division, che comunque nel bene e nel male, se c'è una cosa che Ubisoft, al di là dei bug, al di là dei titoli un po' troppo col fatti con lo stampino, c'è una cosa che non gli si può dire niente, sono le mappe, cioè proprio le mappe degli open world di Ubisoft. E quindi prendere quell'immaginario, quegli scenari, a volte anche proprio uno a uno, ripresi su delle mappe multiplayer, è una mossa furba che funziona. Le mappe infatti hanno la classica struttura dei vecchi COD, quindi tre filoni, tre linee principali, con qualche ovviamente intersezione di mezzo che va a creare un po' di verticalità laddove la mappa lo ha, oppure semplicemente dei percorsi di fuoco alternativi ovviamente ai classici tre percorsi. Ci sono invece alcune mappe che hanno un'aggiunta in più, e cioè sono strutturate per alcune modalità specifiche di gioco, come ad esempio la modalità in cui bisogna trasportare o difendere questo drone robotizzato che
si deve muovere attraverso la mappa e deve cercare di raggiungere da un punto A a un punto B il minor tempo possibile. Una modalità estremamente competitiva che naturalmente rende, diciamo così, XDefiant non troppo COD-like, perché comunque sì, c'è il dominio, c'è la modalità tipo uccisione confermata che si chiama fenomeno, ma ci sono anche modalità invece un po' più di team, un po' più da squadra, un po' più dove la cooperazione serve e anche la tatticità. Quindi con la prosecuzione dei match, in questo caso con il drone che letteralmente avanza fisicamente lungo tutta la mappa, abbiamo alcune mappe di gioco che sono un po' più lunghe, un po' più estese e che comunque differenziano il gioco. Ma in generale il colpo d'occhio c'è, rimane. Io ad oggi mi ricordo molto bene diverse mappe di XDefiant, non dico tutte, però molte me le ricordo. Diventano ambientazioni familiari che giocano un ruolo importante quando magari sai da dove può arrivare il nemico, sai dove ti puoi coprire, sai le linee di fuoco, fa parte del gioco. Insomma, gli elementi per avere un ottimo titolo ci sono tutti e voglio dare grande fiducia a questo giro ad Ubisoft, perché sì, ha fatto dei titoli un po' fallimentari nell'ultimo periodo, soprattutto lato free to play. Sta cercando disperatamente di inseguire la gallina dalle uova d'oro e forse dopo 800.000 risultati ce l'hanno fatta. Speriamo bene, perché questo è un gioco che mi piace giocare, provo divertimento, è bello, è leggero, arcade, adatto per farti anche qualche partita con gli amici senza problemi e senza stress e senza lo skill based matchmaking. Nell'attesa quindi di scoprire la release finale di XDefiant, ti invito a vedere l'ultimo video uscito finora sul canale, iscriverti se ancora non l'hai fatto, oppure guardare la playlist del Frank News con tutte le notizie per rimanere sempre aggiornato sul mondo videoludico, tecnologico, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.